Si aspettava un'adesione di Piazza Maggiore, non solo di funzionari del sindacato. No, guardi che forse ha guardato un po' male, perché i pullman stanno arrivando, sono anche ancora bloccati sull'autostrada, le piazze sono piene di lavoratori che hanno scioperato. Non abbiamo così tanti funzionari sindacali, capisci? Sono pochi funzionari sindacali. Qui è pieno di gente che ha scelto di esserci e di gente che addirittura oggi ha scioperato per, che vuol dire rimetterci lo stipendio. Forse qualcuno non ha capito. Lo sciopero non è una passeggiata. E quando decidi di fare uno sciopero non lo prendi a cuor leggero, perché è un sacrificio che chiedi alle persone che lavorano. Essere pronti anche quando stai male e ne hai poca a scioperare vuol dire che sei pronto a batterti per cambiare la situazione, non lo fai solo per te, lo fai anche per gli altri. E io credo che questo dovrebbero capirlo anche quelli che forse in loro vita non hanno mai scioperato, perché non hanno mai avuto nessun problema. Io penso che chi oggi è scollegato dal paese reale, chi non capisce che c'è un malessere sociale a cui bisogna dare una risposta. E penso che le forze politiche dovrebbero riflettere sul fatto che alle ultime elezioni amministrative c'è stato un 60% di persone che ha deciso di non andare a votare. Quindi credo che questa dovrebbe essere l'attenzione che le forze politiche su cui si impegnino, perché se chi sta male non si sente rappresentato, non va a votare, ma viene a manifestare in piazza, credo che sarebbe utile che si rendessero conto che c'è da cambiare le politiche.